consegnati questa mattina, 10 ottobre, giorno della ricorrenza di San Cetteo, patrono di Pescara, dal sindaco Marco Alessandrini i tradizionali ciatè d'oro e i delfini d'oro. La cerimonia si è svolta nella sala consigliere del comune di Pescara, alla presenza delle massime autorità civili, delle forze dell'ordine e di altri enti della città. Per l'edizione di quest'anno sono stati premiati Suor Maria Olga Pignatelli, suora comboniana, missionaria e storica volontaria alla Mensa Caritas, Edoardo Tiboni, patron dei premi internazionali di cinema e letteratura Ennio Flaiano, creatore del Media Museum e infaticabile operatore della cultura abruzzese, entrambi alla memoria. Antonella De Angelis, musicista, fondatrice e maestro dell'Orchestra Femminile del Mediterraneo, Augusto D'Agostino, professore di educazione fisica e animatore della vita sportiva cittadina. Antonio Del Giudice, giornalista, storico direttore del centro per oltre 10 anni, oggi scrittore pluripremiato. Vedete, i giornali ci possono piacere o non piacere. In questo momento non ci sono più grandi giornali di opinione. Purtroppo siamo fatti da una miriade di giornali di tifosi, che ripetono esattamente quello che Facebook, Twitter, e questo è una roba molto grave, che ci imbarbarisce tutti, ci imbarbarisce tutti. Padre Fiore Paglione, musicista e maestro fondatore della Corale Polifonica di Sant'Andrea. Michele Ramenghi, pediatra, fondatore del reparto di neonatologia dell'Ospedale Civile di Pescara. Franco Summa, artista poliedrico, pittore, scultore, creativo e autore di performance e monumenti cittadini. Per quanto riguarda i Delfini d'Oro, premio riconosciuto alle personalità non pescaresi, invece Pierluigi Ciocca, banchiere e autorevole economista, direttore generale della Banca d'Italia per 11 anni, Luigi Falconi, detto Gigino, pittore prodigio con oltre 60 anni di attività pittorica, Andrea Principe, magnifico rettore dell'Università Luis Guido Carli, Giovanni Pettorino, ammiraglio e comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. In chiusura, il sindaco Alessandrini ha dichiarato: anche quest'anno i nomi scelti portano dentro passione, talento e storie di impegno e di servizio verso la comunità, che danno lustro alla nostra città e alla nostra terra d'Abruzzo. Persone alle quali è facile dire grazie a nome di Pescara perché l'hanno vissuta, raccontata, tradotta in mille espressioni sociali, culturali, civiche, tali da onorarla anche fuori dai suoi confini. Bravo.